Oggi ne abbiamo 13. No? Che giorno è oggi? Venerdì. Venerdì. Bravissima Daniele. Ieri che cos'era? Era giusto per non perdere oltretutto la cognizione del tempo. Giovedì. Ieri era giovedì. E domani che giorno sarà? Sabato. La scuola chiude. E domani la scuola chiude. Poi però vi voglio fare una bellissima un'attività carina, dopo, adesso la sto preparando, la farete nel fine settimana, sabato e domenica, ok? Allora, di quale tempo stiamo parlando in questo momento? Lineare. Circolare. Però come lo chiamiamo? Il tempo della storia, il tempo... Cronologico. Bravissimi. E adesso quale altro tipo di tempo conosciamo noi? Atmosferico. E com'è il tempo oggi a Caiazzo? Nuvoloso. A Caserta com'è? Bellino. Cos'è questo? Aperto. È coperto, ciao Giovanna, ciao Angela, ciao. Allora, il cielo è coperto, è nuvoloso un po' vicino, eh? È un bel cielo, possiamo dire che è un cielo sereno? Non credo proprio, è vero? Diciamo che è un tempo un po' così, un po' bigio. No. Un pochino, un pizzichino. Un po' bruttino. Un po' bruttino, però sta arrivando. Quale stagione sta arrivando? La primavera. La primavera sta arrivando. Finalmente! Le giornate saranno. Poi arriverà pure estate! E poi l'estate, Pietro, finisce la vacanza! In vacanza! Andiamo tutti al mare. Allora, poi per il fine settimana io vi farò preparare, sto preparando tutta l'attività per costruire poi a casa il lapbook della primavera. C'è un bel po' di lavoretto da fare, quindi anche se non lo finirete per sabato, devo continuare durante la settimana. Ok? Allora, adesso facciamo la lettura. Come facciamo di solito quando siamo a scuola? No, la lettura era quella che vi avevo assegnato io dalla pagina di storia, è vero? Quindi vediamo se la trovo. Eccola qua. Ok, allora. Cristian, leggi tu. Domenico, vieni. Le parti della giornata. Mi risveglio di buon mattino. La mamma mi saluta con un bacino. Il pomeriggio invento un bel gioco che dura tanto, a volte poco. Via, lo faccio in cucina. Alla sera, prima di andare a letto, aspetto la cena con Lucia e Carletto. Di notte dormo nel mio lettino e sogno un mago grazioso e piccino. Bravissimo Cristian. Daphne, vai tu. Le parti della giornata. Mi risveglio di buon mattino. La mamma mi saluta con un bacino. Il pomeriggio invento un bel gioco che dura tanto, a volte poco. Alla sera, prima di andare a letto, aspetto la cena con Luca e Carletto. Bravissima Rosalia, vai tu. Notte dormo nel mio lettino e sogno un mago grazioso e piccino. Perfetto. Domenico, vai tu. Mi risveglio
buon mattino. La mamma mi saluta con un bacino. Ok, Pietro, vai tu. Le parti della mattina. Sotto, il pomeriggio. Il pomeriggio, il vento, un bel gioco che dura tanto. A volte poco. Alla sera, prima di andare a letto, aspetto la cena con Lucio e Carletto. Davide, vai tu. Di notte dormo nel mio lettino e sogno un mago grazioso e piccino. Bravissimo. Francesco, leggi tu. Mi risveglio di buio. Oh, è caduto Francesco. Dai, leggi. Dove sei caduto Francesco? Allora... Vai Francesco. Ah, Francesco, ho passato la tua foto alla maestra di religione, ha detto che sei stato bravissimo a fare l'arcobaleno. Dai, leggi. Mi risveglio di buon mattino. La mamma mi saluta con un bacino. Bacino. Il pomeriggio invento un bel gioco che dura tanto, a volte tempo. Poco. A volte poco. Francesco deve leggere un po' di più, ok? Va bene, allora finiamo qui con la lettura. Di cosa parla questa lettura? Che cosa? Parla di un bambino. Si sveglia e la mamma ci dà un bacino. Quindi in realtà il contenuto di che cosa ci stanno parlando la lettura? Delle parti del giorno. Delle parti del giorno e di che cosa fa un bambino durante la giornata. È vero? Quindi sintetizziamo, la lettura parla delle parti del giorno e di quello che fa un bambino durante la giornata. Ok? Quindi, Alice, di che cosa parla questa lettura? Di un bambino che si sveglia la mattina e la mamma gli dà un bacino, poi il pomeriggio inventa un bel gioco e poi la sera aspetta la cena con Lucio e Carletto e la notte. Francesco, che c'è? Perché stai piangendo? Dov'è mamma? Mamma se ne deve andare, tu devi restare da solo. Non riusciamo a trovare il foglio che abbiamo stampato, per cui ci sei nervosito. Vai, dai. Francesco, ma non serve, non ci serve più quel foglio adesso. Anche perché quel foglio poi era da ritagliare e da incollare sul quaderno, è vero? Sì. L'avete ritagliato, avete incolorato, me lo fate vedere se avete ritagliato o incollato? Maestra, benissimo, ok, dimmi Pietro, tu l'hai fatto il lavoro? Maestra, hai colorato, incollato, benissimo. Maestra, no, perché io mi sono connesso ieri sera. Ah, non l'hai fatto, ho capito. No, perché non l'ho potuto fare. Va bene, allora lo fai dopo. Davide, fai vedere. Io non avvicinatelo al video, perché altrimenti non lo vedo.
uno alla volta? Ok, Davide, perfetto, lo dovete colorare, va bene? Bene. Francesco, dove è andato? Io non mi trovo più. Chi è che non lo trovi, Rosalia? Non mi trovo. Vabbè, Francesco, me lo fai vedere il lavoro incollato sul quaderno? Gloria. E glielo vuoi spiegare, Francesco? No. Alice, fa, avvicinala allo schermo, tesoro. Ok, bravissima, Alice l'ha pure colorato, Alice. Daphne, tu? Io l'ho colorato. Li devi incollare sul quaderno, Daphne. E l'ho incollati sul quaderno. Ah, ok, perfetto, va bene. Io ho colorato. Bravissimi. Ti ho sbagliato. Wow, poi mi mandate le foto perché mi piacciono molto queste, ok. Ottimo lavoro. Francesco, tu non lo trovi? L'ho fatto a casa, però non lo trovo. E va bene, poi con calma te lo cerchi. Io l'ho fatto, però l'ho sbagliato. Perché l'hai sbagliato? Fai vedere, Rosalia. Non hai messo i momenti della giornata? Dopo lo risistemi, ok? Va bene, adesso andiamo avanti. Ma si doveva connettere Andrea, forse si connette nel pomeriggio? Allora, Gagogu l'abbiamo fatto? Sì. Pagina 44 dell'esercizio. Mamma, dai. Che pagina? 44. Gagogu l'abbiamo fatto? No. No, non l'abbiamo fatto. Ok, solo un riscontro perché poi devo fare le foto che le devo stampare ad Andrea che non ha il libro. No, nessuno l'ha fatto. Questo qua dei suoni dolci l'abbiamo fatto? Allora, pagina precedente, 42. Suoni dolci, no. Preci, cia, cio, ciu. No. Non l'abbiamo fatto questa. Va bene, allora la faremo la settimana prossima. Questo perché adesso ho mandato questa ad Andrea. Allora, Gagogu. Leggiamo, Francesco, leggi. Unisci la C alle vocali e leggi. No, dove stai leggendo? No, pagina 44, Francesco. Vai. Unisci la G alle vocali, forma le sillabe e leggi, poi pronuncia il nome di ogni disegno e collega alla sillaba con cui inizia. Ok, noi li abbiamo fatto, da tanto che parliamo dei suoni duri, è vero? Quindi, GA, come lo pronunciamo? GA. Ok, scrivetelo. GO, come lo pronunciamo? Go, scriviamolo. Gu, come lo pronunciamo? Gu. È impossibile. Cosa, Francesco? No, non ti preoccupare, mamma lo ristampa, ok? Vabbè, Francesco, non muore nessuno. Sta lì poi, perché mamma lo ristampa e magari se lo rifai. È soltanto che dovrai rifarlo un po' di più il lavoro. Ok?
Va bene? Andiamo avanti. Adesso uniamo le sillabe agli disegnini che iniziano con quella sillaba. Ci sono due bambini che corrono. Cosa stanno facendo? Gara, bravissima Maria. Gara, quindi gara con i bambini, colleghiamolo. Poi che c'è? Un gorilla. Gorilla, quindi uniamola go al gorilla. E poi? Che gufo. Gufo, colleghiamolo. Ok. Christian, leggi il secondo esercizio. Completa con le sillabe ga go gu. Ok. Cosa abbiamo sotto? Ungo. Scriviamo. Ungo. Poi abbiamo, chi è la mamma che parla? Deve uscire dalla stanza. Gu, gu, angu, anguria, benissimo, scriviamo anguria. Poi che abbiamo? Tartaruga. Poi abbiamo il canguro. Vediamo canguro. Quindi abbiamo la strega. Gomitolo. Bravissimo. Poi c'è il gomitolo. Allora adesso leggi tu, Rosalia, il terzo esercizio. Cerchia le sillabe ga, go, u e leggi, poi collega le parole al disegno giusto. Benissimo. Allora, la prima parolina che c'è scritto, Rosalia, leggila tu. Fragola. Cosa cerchiamo? La go, benissimo. E la uniamo? Uniamo la parolina al disegno. Fragola. L'altra parolina, Domenico, che cos'è? Sega. Benissimo, cosa cerchiamo? Ga. Ga. E andiamo al disegno. Vero Francesco, lo stai facendo? Ultimo disegno. Vega, uniscila al disegno, Francesco, non ti ho visto che stai lavorando. Unisci Sega al disegno. Daphne, l'altra parolina qual è? Lago. Lago, cosa cerchiamo? Go. Lo uniamo al disegno del lago, è vero? Pietro, poi che abbiamo? Leggi un'altra parolina. Lago. Pappagallo. Pappagallo, cerchiamo? Ga. 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 Uniamo al disegno. Alice, che abbiamo dopo? Figurine. Cerchiamola? Go. Benissimo, e la uniamo al disegno, è vero? Ok, adesso Daphne, leggi tu il quarto esercizio. Non ho capito, Daphne?
Daphne, ho detto di leggere la consegna del quarto esercizio. Leggi e riscrivi sotto. Perfetto, stampato maiuscolo, stampato minuscolo, lasciate da parte il corsivo. Ok? Francesco, stai lavorando? Fatto? No. No. Cosa dico? Fatto, Davide? Sì. Allora, Davide, leggi l'esercizio numero 5. Alla. Unisci la G alla e alle vocali mamme, per piacere, oggi perché siete rimasti qui che disturbate? Vai Davide. Francesco, a posto? Completa la parola. Benissimo, quindi adesso andiamo a fare che cosa? Ma a che pagina state? Daphne, la pagina 45, a fianco. L'hai persa? Sì. Allora, G e G diventano duri come? Mettendo in mezzo che cosa? L'acqua. L'acqua. L'acqua in mezzo. Quindi G, H, E, leggiamo. Yeah. Benissimo, scriviamolo. Quindi a fianco che abbiamo? Le tre? Streghe. Maria, che c'è? Ci sono. Cosa hai perso? Rosalia, cosa hai perso tesoro? Niente. Ok. Sotto G, H, I, leggiamo? Ghi. Ghi, benissimo. Scriviamolo, ghi. Giro. Giro. Bravo. Pietro, hai finito? Allora, Pietro, leggi l'esercizio 6. Completa con le sillabe che c'è e c'è. Ah! Pietro, guarda bene. Ghe e ghi. Ghe e ghi o ghe e ghi? Ghe e ghi. Ghe e ghi. Quindi, sotto che cosa abbiamo, Pietro? La prima parolina è? Margherita. Bravissimo, scriviamo Margherita. Francesco, a fianco a Margherita che abbiamo? I laghi. Bravissimo, laghi. Scriviamo. Rosalia, poi che abbiamo? Spighe. Spighe, ok, scriviamo spighe. Sopri. Cristian, poi che abbiamo? Spighe. Alghe. Alghe. Benissimo. Davide, poi che abbiamo? Ghepardo. Bravissimo, ghepardo.
Domenico, poi che abbiamo? Funghi. Adesso sotto l'altro esercizio, il 7 lo legge Alice. Completa la tabella. E c'è scritto in tabella, Alice? Ago. No, sopra, in blu, sullo sfondo blu. Che uno. In alto, alla tabella. Sullo sfondo azzurro, in bianco, cosa c'è scritto? Uno più di uno. Uno e? Più di uno. Più di uno, benissimo. Poi c'è l'esempio, un ago, tanti aghi. Quindi singolare ago, plurale? Aghi. Poi abbiamo diga. Singolare diga, plurale? Dighe, bravissimi, dighe. Scriviamolo. Poi che abbiamo? Mago. Attuale? Maghi. Qualcuno parla? C'è un'interferenza? Poi abbiamo sega. Bravissimo. Seghe. Niente, parla. Sento parlare sotto, in sottofondo. Poi che abbiamo? Drago. Plurale? Draghi. Poi? Poi che c'è? Tartaruga. Plurale? Tartarughe. Tartarughe. Chi è che non ha letto di voi? Ma è orizzontale. Ecco, tu non hai letto gli esercizi, allora leggi l'esercizio numero 8. Io non ho letto. Chi è che parla? Pietro, appoggi come la prima, dove la mano? Sul segno? Ah, oh, qui. Leggi e cerchia con... Orizzontale. Colori diversi. Come? Ghi e ghe. Ripetilo, Pietro. Ghi e ghe. Benissimo. Allora, Cristian, leggi la prima frase. Margherita indossa una ghirlanda di spighe. Benissimo. Cominciamo a cerchiare. Margherita, cosa cerchiamo? Ghe. Ok. Indossa una ghirlanda. Cosa cerchiamo? Ghi. Perfetto. Ghi. Poi abbiamo? Spighe. Cerchiamo? Ghe. Alice, leggi la seconda frase. Riccardo usa il righello. Benissimo, cosa cerchiamo? Righello. Righello, cerchiamo che cosa? Leggi compagni con me. Compagni. Rosalia, leggi l'ultima.
Giusto è giusto di grande. Rosalia, non si è capito niente, c'è qualcuno che sta parlando. Rosso Gustavo è ghiotto di ghiande. Benissimo. Quale paroline dobbiamo andare a evidenziare? Ghiotto e ghiande. Mamma, lo perfetto. Posso. E in ghiotto cosa cerchiamo? La? Ghi. Ghi. Ghi di ghiotto. Pietro, hai cerchiato ghi di ghiotto? Davide, hai cerchiato ghi di ghiotto? Sì. Davide, sì? Andate. Ghiande, cerchiamo la? Domenico, cosa cerchiamo in ghiande? Ghi, cerchiamo la ghi di ghiande. Questo. Allora, adesso, siamo un po' italiano. Muori. Ok? Che ne dite se facciamo un po' di musica? Sì. Ti piace? Sì. Ti piace l'idea? Sì. Sì. E allora ascoltate un poco questa. Dove è mio? Sente subito, mi chiamo Doremifà, io sono una bacchetta magica, anch'io, e io sono la sua gemella, mi chiamo Sol La Si. Ascolta le note, Do, Re, Mi. Che cos'è quello? Il pentagramma. Pentagramma. Tutte le note, noi eravamo a farne ancora solo quattro, è vero? Sì. Le gemelle si sono stancate e vogliono riposare un po'. Così entrano in una stanza per giocare. Francesco, stai guardando? Non ti vedo, Francesco. Abbassati, Francesco, non vedo la faccia. Fatemi sentire la vostra voce. Ecco. Risponde una trombetta molto triste. Il nostro padre non ci fa più giocare. Non sento niente. Tutti gli strumenti si alzano. Dovete fare silenzio. Maestra! Eh? Il computer di mia mamma non funziona troppo bene, quindi no, sento un poco. Sì, un poco sento, un poco no. Maestra, è impossibile sentire bene perché giù da noi stanno facendo i lavori e si sente. Un ragazzo incredibile. Allora facciamo una cosa, che ne dite? Se vi metto il link su Classdojo e poi ve lo andate ad ascoltare? Sì. Okay. Va? Mi date sì. L'ok, Davide? Va bene? Ok. Ok, Francesco? Ok. Lo metto su Classdojo e ve lo ascoltate poi con tranquillità, con le cuffie, tutto come volete, con il tablet, come volete. Ok, dai, allora aspettate che lo vado a mettere sul Classdojo. Dove mi fa? Chiama due strumenti alla volta. Trombetta e tamburo. Suonate insieme. Fatto, l'avete visto? L'ho messo qui. Andate su Classdojo, cliccate e vi porta qua. Ok? Allora lasciamo, fermiamoci qui. Prima di lasciarci, io vi assegno la lettura da fare per questo fine settimana. Poi, come vi ho detto, vi preparerò il lapbook della primavera che voi mi dovrete costruire. Ok? Va bene? Allora facciamo la lettura di questa settimana, cioè di questo fine settimana. La piccola neve. Allora, aspettate. Quindi, la piccola neve. Il racconto è stato diviso in tre sequenze. Voi dovrete poi disegnare in ogni sequenza, prima, poi, infine. Ok? Quindi, Giulia e Francesca, mentre giocano in cortile, trovano vicino a un vecchio vaso di terracotta una gattina molto bella, col nasino e la boccuccia rosa. Chi parla?
Giulia e Francesca prendono la gattina e la carezzano. È bianca come la neve, esclama Francesca. Ed è soffice come la panna, precisa Giulia. Le due sorelline tornano a casa con la gattina. Neve ha sonno, esclama Giulia adagiandola nella culla della bambola. La mamma guarda la scena e sorride. Di chi parla questa lettura? Parla di due sorelline che trovano. Parla di due sorelle e un gatto. Che hanno trovato un gatto. Un gatto. E com'è questo gattino? Bianco. 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 Bianca come? Neve. Come la neve. Come il mio cane. Come la neve. Bianca vive. Vero? Cosa fanno con questa gattina? La lasciano lì, la abbandonano e se ne tornano a casa da sole? No! Cosa fanno con la gattina? La prendono e la portano a casa. E dove la mettono? Nella culletta. Nella bambola. Nella culla delle? Nella bambola. Delle bambole. Allora, questa lettura me la farete per lunedì, ok? 10 volte leggete e poi mi rappresentate. Scusate un attimo. Non abbiamo sentito. Nicla... Orizzontale. Beh, Nicla stava piangendo, non ho potuto sentire. Chi è che piangeva? Il fratello di chi? La mia sorellina. Ah, la sorellina di Daphne piangeva. Mannaggia. Allora, mi dovete fare qui, mi rappresenterete la prima scena, cioè quello che c'è scritto dove? Qua. Aspettate un attimo. Quindi mi dovete andare a disegnare quello che c'è scritto qui, ok? Sì. Quello sì. Che è scritto qui lo disegnate qua. Poi, dove c'è scritto poi, mi andate a disegnare la seconda scena. Va bene? Qui mi rappresenterete la seconda scena che c'è scritta. Chiaro? Dopo... Per finire, infine, aspettate perché se ho cambiato pure quel colore, infine mi andate a dire di disegnare la scena come è finita, ok? Ok. È chiaro? Sì. È chiaro per tutti? Sì, quindi, allora dobbiamo disegnare quello che succede prima, la seconda e la terza. Va benissimo. Qua dentro. Allora, dovete leggere 10 volte la lettura, ok? E poi accanto, in quelle tabelle accanto, mi disegnate quello che c'è scritto nei vari periodi. Prima, poi, infine. Prima, poi, infine, che paroline sono? Le paroline del tempo. Tempo della? Della storia o della geografia? Storia. Della storia, bravissimi. Allora, adesso io vi saluto, vi lascio con la maestra Giovanna, ok? Dobbiamo finire il problemino. Dovete vedervela un poco con... Marica, ma non è momento. Vedervela adesso con matematica e scienze con la maestra Giovanna, ok? Ci risentiamo, un bacione a tutti. Maestra Giovanna! Ciao, rimango... Angela! Comunque rimango qua. Sì, sì. E vedo cosa fate, ok? Ok. Ciao, bimbi, buongiorno! Buongiorno!